Ciao amici di Gravel Inside, voi siete tra quelli che sulla vostra gravel avete freni a disco meccanici dei quali proprio non siete soddisfattissimi, anche perché ogni volta che frenate vi sembra di schiacciare una spugna, cioè le leve arrivano a fondo corsa, proprio non è proprio una piacevole sensazione, la bici poi sostanzialmente non si ferma. Ma come fare per sostituire questi freni a disco meccanici livello basic con dei freni molto più efficienti, ma soprattutto senza cambiare le leve che sono estremamente costose? Ma ci possono venire incontro in aiuto dei freni da TRP tipo questi, ma andiamoli a vedere nel dettaglio. Vediamo qual è esattamente la differenza tra questi freni, che sono idraulici ad attuazione meccanica, e i freni a disco meccanici, quelli diciamo di livello economico. I freni a disco meccanici generalmente hanno nella fascia economica un solo pistone. Cosa vuol dire? Hanno solo un pistone che si muove e l'altro rimane fisso. Poi esistono anche dei modelli diciamo di fascia medio-alta per quanto riguarda i freni meccanici che invece hanno una doppia leva, come gli Spire della TRP. Che cosa succede in pratica in questi di fascia economica? Quando noi azioniamo il nostro cavo, in pratica muove una sola delle due pastiglie. Vedete cosa sta succedendo in questo momento? Questo cosa significa? Significa che l'altro pistone, questo qua, è fisso, questa pastiglia è fissa, e la pastiglia che si muove in realtà spinge il disco anche sull'altra pastiglia, quindi capite bene che non si tratta di una frenata ottimale. La frenata ottimale è quando entrambe le pastiglie agiscono in modo uniforme sul disco. Questa può essere la soluzione per cambiare i freni a disco meccanici con degli idraulici ad attuazione meccanica. Questo cosa significa? Significa che non bisogna cambiare le leve freni cambio, i comandi leve freni cambio, si usa sempre il comando a cavo. Questo è un modello TRP HYRD, come vedete ha tutto quanto raccolto qui all'interno di questa vaschetta, dove c'è sia il depresserbatoio del liquido, dell'olio minerale, esattamente come quelli di Shimano per intenderci, non i DOT che vengono utilizzati anche sulle autovetture e da altre aziende produttrici di freni, e tutto è raccolto qua, quindi vuol dire che quando noi azioniamo la leva di tiraggio in realtà è una pompa che fa chiudere le ganasce e le pastiglie di conseguenza. Qual è il vantaggio? Che questo è a due pistoni, a differenza di quello che abbiamo visto prima meccanico, che è un solo pistone, quindi entrambe le pastiglie si muovono, non è una sola che si muove e spinge il disco contro l'altra che rimane fissa. Direi che è una soluzione decisamente interessante, valida. Questo modello di freno della TRP è disponibile sia per standard di attacco FM, flat mount, oppure per attacco PM, eccolo qua, quello che vedete che è post mount. Poi in descrizione del video trovate anche i link per quanto riguarda l'installazione di questi freni, lo spurgo e tutto quello che è la manutenzione. Ecco la nostra gravel con il TRP HYRD montato. Come si può vedere, tutte e due le pastiglie si muovono. Bene, non ci rimane che andare a fare un giro e provarlo. Vi ha convinto questa soluzione dei freni idraulici ad attuazione meccanica, che soprattutto vi fa risparmiare un po' di soldi nel dover cambiare tutto l'impianto frenante per metterlo integralmente idraulico? Ah, fatecelo sapere, soprattutto fateci sapere se li avete usati, se li usate, a noi non sono dispiaciuti francamente. Se li usate scrivetelo nei commenti e soprattutto buone gravellate a tutti. Ciao ciao!